Eccoci col presidente Antonio Tarrà. Oggi si è ricominciato un'atmosfera diciamo tranquilla, serena. Gli auspici sono buoni, direi anche ottimi. È la stessa sensazione che avete anche voi? Sì, stiamo partendo diciamo come tutte le altre squadre, quindi con un mi sembra che siano 22 giocatori, quindi stiamo partendo nella stessa linea, non come l'anno scorso, ecco, con più tranquillità, con più tempo per fare la preparazione, quindi poi vedremo di evolversi. Sì, qua oggi abbiamo la prima squadra, però io volevo fare un discorso un po' più generale, sempre brevemente, perché aver tutto il settore giovanile ai blocchi di partenza, questo distoglierà un po' le forze, le distribuirà in maniera diversa, perché insomma c'è altra gente dedicata, ma nel suo insieme sì. Sarà difficile, più complicato. Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché il settore giovanile è completamente staccato dalla prima squadra, anche a livello economico. Ci sono due conti correnti, ci sono due posizioni, e anche il personale della prima squadra c'è e il personale del settore giovanile c'è, quindi sono due cose diverse. Ci sono due canali che viaggiano separati. Sì, sì, e nel settore giovanile c'è anche la squadra, abbiamo messo anche la squadra del femminile, che voi sapete bene. Sì, allora quest'anno, siccome abbiamo letto sulla stampa locale che c'era la possibilità che il Porto Tolle venisse a giocare al Mechia, sì. Perciò le ragazze che partivano quest'anno avrebbero visto in pericolo insomma la possibilità di giocare al Mechia. Tutto scongiurato? Io ho avuto la notizia ieri proprio che il Porto Tolle non verrà, ma non fa neanche ricorso, quindi diciamo è naufragata questa ipotesi. Quindi noi, come abbiamo fatto la domanda in federazione, che la partita viene giocata dal maschile e in alternanza col femminile, cioè la domenica che noi non giochiamo in casa abbiamo chiesto che gioca perciò questa è una buona notizia per noi, insomma, anche perché anche da un punto di vista, non sarebbe da dirlo, folcloristico, insomma, più che altro una novità, le ragazze insomma, certo. Fanno un buon calcio che viene un po' sottovalutato, ma fanno anche un po' da richiamo, da traino, perciò che la passione o il riavvicinarsi allo sport. Oggi abbiamo già 16 tesserate di ragazze e in arrivo, mi hanno detto in questi giorni qua, ce ne sono altre 4, quindi siamo già una ventina di ragazze. Sì, perché io intendevo che facessero un po' di traino il pubblico, che è sempre un po' latente a volte, benché ci siano anche i risultati, ma questo un po' su tutti i campi è una questione generalizzata. Noi adesso, io faccio un appello, visto che oggi non c'è più l'alibi, il settore giovanile del Portogruaro Calcio esiste, ci sono già dei tesserati, la Juniores, già degli allievi, già dei giovanissimi e degli esordienti, quindi faccio un appello ai portogruaresi che vogliono, ai giovani, sì, di Portogruaro. Adesso non c'è più l'alibi, la squadra c'è della città. Si gioca per divertirsi, i risultati, certo, verranno il primo, certo, anno, e qua io ho visto tutti, cioè nessuno a fare richieste impossibili, partire dal mister. L'input è arrivato sicuramente da lei, perché il presidente è quello che all'inizio dice quali sono i traguardi. Di solito lei ha detto basta solo leggermente meglio dell'anno scorso. Questo lo ribadisco adesso, abbiamo fatto quei rinforzi giusti e pensiamo di fare meglio dell'anno scorso. Ecco. Un'altra cosa importante, noi abbiamo puntato moltissimo sugli allenatori nel settore giovanile. Quindi nella Juniores abbiamo Giampaolo Vitt, che è una persona carismatica, nelle allievi abbiamo Antonio Favro, che era già nel Portogruaro negli anni passati, e nei giovanissimi abbiamo Michele Rosson. Quindi abbiamo puntato sugli allenatori, più che allenatori, educatori e professionisti. Bene, concludiamo dicendo che e rassicurando che come l'anno scorso ci sarà sempre un tifoso a seguire in trasferta, che è lei, perché il presidente ha sempre seguito ogni volta che poteva. Una sola locazione. Sì, ha sempre seguito, e questo è anche un po' da esempio per gli altri, insomma. Grazie, grazie.